Ciao Grigia, ben trovato. Come Ciao, stai? come stai? Bene, bene. Abbiamo fatto la pausa estiva. Io sono andato in vacanza, tu hai fatto qualcosa? Bene, No. allora mi sono divertito io per te. Allora, partiamo con il disclaimer. Tutti i contenuti di questo podcast non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio oppure consulenza all'investimento in titoli azionari, contratti futures, opzioni, fondi comuni o in qualsiasi altro strumento finanziario. L'attività del sito non costituisce consulenza personalizzata, non siamo sponsorizzati ma indipendenti. Allora, oggi puntata flash sul gas. Sì, vogliamo provare a lanciare questo secondo format breve e monotematico, chiamiamolo così. Guarda che adesso l'hai detto, che sarà breve, quindi Sì, vediamo. no, mi impegno. Vai. Allora, parliamo di gas naturale Sì. e l'analizzeremo poi, lo analizzerai tu graficamente come trade su quello americano. Gli Stati Perfetto. Uniti hanno un enorme produzione di natural gas, infatti per anni e anni il prezzo è rimasto bassissimo, addirittura intorno ai 2 dollari, adesso siamo intorno agli 8. Cosa è successo nel frattempo? È successa la guerra fra Russia e Ucraina, ma ricordiamo in realtà già da parecchi mesi, quasi un anno prima, i prezzi delle materie prime avevano cominciato a salire e il gas, che poi si ripercuote sul costo dell'elettricità in Europa e quindi impatta notevolmente sul PIL e sulla produzione industriale di paesi come la Germania e l'Italia, aveva iniziato a salire moltissimo. Nel frattempo, diciamo, sicuramente dalla guerra, da quando è partita la guerra e da quando sono partite le sanzioni dell'Occidente nei confronti della Russia, la Russia ha iniziato a distillare diciamo, le spedizioni via gasdotto di gas russo all'Europa. Tant'è vero che siamo passati da un picco di 500 milioni di metri cubi al giorno nel 2021 a circa 100 milioni di metri cubi al giorno oggi, quindi diciamo il quantitativo enormemente ridotto, ma come vedremo poi se vuoi mandare il primo grafico, Eccolo, arriva. il prezzo è salito talmente tanto che oggi probabilmente la Russia in realtà incassa più soldi. Questo è il Quello di daily cui. flow, cioè il Esatto. quantitativo che viene inviato. Se invece ci fai vedere l'altro grafico, Eccolo qua. ecco, questo è molto interessante, un grafico che non vedete mai e si è equiparato il natural gas europeo, il natural gas americano e il petrolio WTI americano, diciamo sulla stessa unità di misura energetica, come quantitativo energetico, mentre di solito il petrolio viaggia sul barile, il gas americano viaggia su un suo quantitativo, quello europeo su un altro, e quindi è difficile comparare i prezzi. Qui vedete l'equiparazione al barile americano e come vedete il gas, persino quello americano, costa di più e quello europeo costa esageratamente di più. Quindi oggi stiamo parlando di una crescita del costo del gas a seconda dei momenti, diciamo dei picchi che ha avuto, di 5-8 volte superiore a quello che era fino a un anno fa. E quindi capite che se anche il quantitativo è sceso dell'80%, in realtà la Russia sta incassando più soldi di quelli che incassava in precedenza. Il grosso rischio qual è? È che questo autunno o inverno la Russia chiuda completamente i rubinetti dei gasdotti e l'Europa, che importa, per esempio, con paesi come la Germania e l'Italia, quasi il 50% del proprio fabbisogno dalla Russia, si potrà trovare in grandissime difficoltà. L'Italia, in particolare, è quella in Europa che usa più gas per produrre elettricità. L'Italia non ha molte alternative perché non ha più portato avanti il discorso del nucleare dal 1986,
e ha pochissimo per quello che riguarda le centrali a carbone, e oltretutto non ha carbone, quindi comunque deve importare carbone. Ma La adesso Germania. abbiamo Di Maio che risolverà la situazione, no? Sì. Quindi diciamo che siamo di fronte, e secondo me con probabilità altissime, alla possibilità che la Russia smetta di fornirci gas, e all'obiezione che qualcuno fa dicendo vabbè, ma così poi non incassa più, io rispondo dicendo che comunque, con pochissima lungimiranza, l'Unione Europea da tempo sta dicendo ai russi che entro 2 anni non gli comprerà più neanche un'unità di misura di gas, perché comunque tra la transizione verde e le sanzioni, il risultato finale dei prossimi circa 2 anni di azione dell'Europa nei confronti della Russia, quella sarà. Quindi diciamo che la Russia non ha alcun incentivo a trattenere un cliente che comunque perderà, e ha anzi l'incentivo a cercare di destabilizzare il più possibile l'unità europea, andando a colpire su energia e riscaldamento. Direi quindi che, dal mio punto di vista, per quello che riguarda i fondamentali e in questo caso anche la geopolitica in maniera molto massiccia, io sono convinto che da ottobre, già adesso il razionamento è molto forte per cercare di impedire che le società europee riescano ad arrivare a uno stoccaggio sufficiente all'inverno. Ma secondo me questo si accentuerà sempre più andando verso l'autunno. E quindi io prevedo che, non arrivando più gas dalla Russia, il gas americano, che oggi diciamo gli Stati Uniti hanno garantito di vendere all'Europa 15 miliardi di metri cubi di gas liquido, il gas americano, dal mio punto di vista, dovrebbe mantenersi su prezzi alti proprio a causa del fatto di poterne esportare un certo quantitativo. Come vedete, poi illustrerà il grafico Giordano, quella forte discesa che c'è stata di recente proprio perché a un certo punto si è interrotto il flusso di esportazione di gas naturale dagli Stati Uniti per problemi alla più importante società di liquefazione. E a quel punto il gas americano, non essendo più esportabile, ritornava alla situazione precedente di grande abbondanza per il mercato americano. Appena i problemi sono stati risolti, il prezzo è ripartito. Quindi, se non ci saranno problemi di questo genere che si ripeteranno, e se la mia previsione, diciamo, strategica da parte della Russia si rivelerà tale, dal mio punto di vista il prezzo dovrebbe rimanere alto. Vai, Giordano, con l'analisi tecnica. Allora, da un punto di vista dell'analisi tecnica abbiamo un bel pattern che vede un movimento in 5 onde che è andato a completarsi a 9,64, poi lo storno di cui parlavi tu e adesso nuovamente il rimbalzo. Ecco, secondo me avremo un ulteriore movimento di discesa che andrà a ritestare il 4,60 per portare via, diciamo, gli stop presenti qui a 5,30 per poi ripartire fortemente al rialzo e passo su questo grafico, metto, scusa, che salto sul grafico daily, ecco qua, e come livello io ho il 15,76, quindi Però esatto, andare a comprare a. allora. Intanto la chiusura di questa settimana, che vi faccio vedere da qua, è stata fortemente negativa perché vedete questa lunga ombra, shadow, esatto, quindi i venditori, diciamo, hanno ripreso il controllo dopo che i compratori avevano riportato il prezzo a 9,60. Secondo me dovremmo rientrare sui prezzi tra il 5,30 e il 4,60. Se invece dovessimo vedere la settimana prossima i prezzi chiudere sopra 9,60, allora vuol dire che quello storno che io mi aspetto
con un'ulteriore gamba ribassista è già terminato a 5,34 e da qua si prosegue al rialzo. Tenete presente che se il pattern che ho identificato e le tue previsioni macro sono corrette, il gas dovrebbe impennare letteralmente e quindi il movimento dovrebbe essere piuttosto veloce. Benissimo, cosa può andare storto? La Russia e l'Ucraina firmano la pace a settembre. Io non penso minimamente che ciò sia possibile, ma chiaramente quello impatterebbe molto sul prezzo. Esatto, anche perché le dichiarazioni di Lavrov la settimana scorsa sono state abbastanza pesanti, il mercato sembra non averle interpretate correttamente, però loro dicono che non si vogliono fermare all'Ucraina, quindi non credo che la guerra finisca a breve come hai detto tu. Ma questa Benissimo. magari la teniamo per un'altra puntata. Ottimo. Ok? Grazie mille e Grazie alla a te. prossima. Ciao, Ciao. ciao, ciao.